siamo sempre circondati qui dai cinghiali. Qui ogni giorno succede un'aggressione, cioè, ed è una cosa impossibile che una persona non sia libera di poter uscire sia sola che col proprio cane a qualunque ora. Siamo nel pieno centro di Genova. Sabrina, una donna di 58 anni, domenica scorsa, poco prima di mezzanotte, voleva portare il suo cane a spasso per fare dei bisogni, ma non ha fatto nemmeno in tempo a mettere un piede fuori di casa, che è stata travolta dalla furia di un cinghiale. Sono rimasta così per proteggere il cane, non ho mai sceso lo scalino e lei è arrivata come una furia ad aggredirmi. Ho tirato due urli, veramente che ho squarciato il cielo, lei è scappata. A quel punto io ho avuto la forza di prendere le chiavi dalla tasca della tuta e entrare nel portone dove ovviamente ho lasciato scie di sangue, perché quando sono arrivata in casa mi sono tirata giù il pantalone della tuta e avevo il lembo di pelle che pendeva e si vedeva a occhio nudo il muscolo e l'osso. Dopo la corsa in ospedale Sabrina è ridotta così. Tanti punti di sutura e almeno 30 giorni di prognosi. È andata bene perché mi ha preso la parte inferiore della gamba, perché se mi recideva l'arteria femorale, purtroppo non ero qua a raccontarlo. E Sabrina non potrà mai più dimenticare lo sguardo di quel cinghiale mentre l'aggrediva. Sembravano infuocati, è arrivato con una furia e con una rapidità che non mi ha permesso praticamente di prendere le chiavi, già che io ce l'avevo in tasca, non sono riuscita, è arrivata come un fulmine. E il timore di possibili altri attacchi da parte di ungulati ha cambiato per sempre le abitudini di vita di questa donna. Diciamo che la paura mi è rimasta, a parte che adesso non riesco tanto a camminare con la gamba, quindi alla sera sicuramente non uscirò col cane, ma dovessi farlo non uscirò più col buio e starò veramente veramente attenta. E spero che prendano provvedimenti, perché non sono l'unico caso, perché un conto è avvistarli, un conto è essere aggrediti.